Ben ritrovate amiche, ma soprattutto amici dello spalino.com. Esce Avevo Leo, già perso come ormai da tradizione Leo. consolidata, ma ormai succede ogni volta, quindi ormai è proprio Dobbiamo un... fare una petizione per quelli che hanno messo la fibra a Santa Maria. Esatto, eccolo, rieccolo, lo rimettiamo dentro. Ciao Leo, ormai da tradizione. Leo. Ciao Martina Puletti e ciao a tutti quelli che sceglieranno di passare con noi questa oretta del mercoledì sera Ciao nella anche quale... Alessandro Orlandin. Grazie. Oretta del mercoledì sera nella quale gioca la Serie A, ma noi del calcio minore non ce ne frega niente, ma c'è anche la Serie B. Attenzione perché c'è già stata Cosenza-Ternana e ha vinto il Cosenza 3-1, un risultato che non era così scontato, e No. c'è anche in corso Vicenza-Monza e indovinate un po' cosa sta succedendo, il Vicenza sta perdendo. Ma fino, cioè adesso, cioè io ho guardato 30 secondi fa, Siamo era al ancora 0-0. 35esimo, siamo al 35esimo e il risultato parziale è Vicenza 0, Monza 1 con gol di Mazzitelli. Quindi intanto ciao Sara, che è la prima che arriva stasera a salutarci. Quindi Vicenza Diciamo continua a che questo è già sprofondare. un risultato più prevedibile, ecco, che quell'altro. Sì, no, ma comunque che il Vicenza continua a sprofondare direi che rappresenta una buonissima notizia per la SPAL, perché il Vicenza è là Sperando non sotto con sprofondi 3. anche la spalla stessa. No, speriamo, spero di no. Non auguriamo il male agli altri che poi ci si ritorna No, contro. infatti, infatti, Però siamo buoni. in questo momento Vicenza e Pordenone sono sul fondo della classifica, rispettivamente con 3 e 2 punti, quindi non va a malaccio la SPAL che deve tenerne indietro, anzi, deve tenerne dietro 4, ricordiamolo che questo è l'obiettivo stagionale. Ciao Elena, ciao Federico, ciao Mattia, ciao Alberto, è sempre forza SPAL, ci mancherebbe altro. Allora, domani sera si gioca. Oggi c'è stata la conferenza stampa di Pep Clotet. Il mister ha detto diverse cose interessanti, devo dire. Secondo me la qualità del suo italiano sta calando un po'. Addirittura. Sì. Al Calando. di là del fatto non so se qualcuno ha visto il video, ma ha coniugato il verbo speculare mettendo chi è che è il cane che abbaia? Galeo è il cane Leo. tuo? Sì, secondo Quindi mettilo me. fuori per favore. Adesso. Vabbè. Grillo. No, a Coco. Ah, Coco. È Coco, Coco. Esatto. Qua cani, gatti, mi procurerò un coniglio. Allora, intanto ciao Daniele, ciao Andrea, ciao Alessandro, ciao Stefano. No, dicevo, non so se avete ascoltato il video della conferenza stampa di Pep Clotet, ma coniugato il verbo speculare cambiando l'accento e quindi ha detto 6 o 7 volte specula, non speculo e via così. Al che a conferenza stampa conclusa, Nessuno ha Sandro, avuto il coraggio di no, correre no, dopo l'anima il gol. gliel'avrà detto. Alessandro Sovrani Infatti. gli ha detto: guarda che si dice specula, non specula. E Clotet ha detto: grazie, perché così Però ha continuato a almeno dire c'è qualcuno specchio. che mi corregge. Perché in genere nessuno mi corregge e io continuo a sbagliare, quindi grande umiltà del mister. Detto questo, la cosa più interessante detta da Clotet, anzi le cose Non più era lo interessanti, no, specula, esatto. non era lo specula, sono state, scusate, uno, ci saranno dei cambi, uno o due, ha detto, e due, per la prima volta non ha garantito la titolarità a Thiam. Partiamo dai cambi, perché di Thiam parliamo dopo. Chi cambia? Chi mette? Chi fa giocare rispetto ai soliti? Allora, per come la vedo io credo che Esposito possa avere un turno di riposo, uno perché forse per caratteristiche fisiche potrebbe averne bisogno, due perché anche nell'ultima partita non è che avesse proprio brillato di luce propria. Quindi secondo me se c'è qualcuno che va cambiato, poi quella zona lì insomma si spende un sacco di energie, secondo me Esposito è un papabile che può Esposito. rifiatare Esposito, Esposito. E l'altro secondo me è Thiam. Magari ne parliamo dopo, però intanto sentiamo anche la Polly cosa ne Ma pensa. io fondamentalmente sono d'accordo con Leo per quello che riguarda Esposito, ma perché non l'ho visto brillare, comunque non credo che sia stata colpa sua la partita, però ci sono stati diversi episodi che secondo me, in cui secondo me non ha risposto brillantemente, di conseguenza, visto che comunque è giovane. Ci si potrebbe sempre aspettare che fosse, che sia quello che guida il centrocampo e non sta succedendo da un paio, almeno un paio di partite, secondo me Anche l'anno scorso, in verrebbe. realtà, Polly, se ti ricordi, Esposito ha fatto dei periodi molto buoni con altri un po' più in ombra. Poi Sì, l'anno scorso è la squadra faceva sicuramente.
ridere, quindi non è che ce la potevo prendere con Esposito, però Ha sicuramente un andamento altalenante rispetto a quello che magari ci si può aspettare da un ragazzo giovane, però anch'io sono giovane e ho un andamento altalenante, quindi io lo giustifico. Nel frattempo, i nostri amici, lettori, compagni di mercoledì sera vorrebbero pacchinare un po' tutti. Da chi dice anche latte Vedo latte anch'io infatti questa ha cosa. bisogno di un po' di panchina. C'è Trifaldelli, ma Trifaldelli ne parliamo anche lui magari tra un po'. C'è chi vorrebbe Melchiorri, quindi immagino al posto di Colombo. C'è chi vorrebbe Dorazio al posto di Sec o di latte latte. Insomma, diciamo che non siete rimasti molto entusiasti dell'ultima partita, no? Se Dopo a ci turno arriviamo. tutti volete. Tu guarda chi panchineresti se tu Tutti in fossi panca Pepo e poi solo Gazzardo, Landin. anche Federico Matteucci. Ecco, Ma se tu fossi io Pepo Landin, chi panchineresti? fossi Pepe Orlandin, intanto farei un po' meno panca perché Pepe è veramente enorme. Ma al di là di, al di là Tu di volevi questo, copiare Francesco Colombarini quando gli ho detto: se tu fossi lo sceicco. uno Prima di sceicco, cosa tutto faresti? avrei un Intanto cammello. avrei un cammello e niente. Momenti memorabili. Intanto ciao a Stefano dalla Brianza Estense. Allora, no, io mi sono fatto questa idea perché Mauro Malaguti oggi in conferenza stampa a Clotet ha teso un trappolone atteso, perché prima gli ha detto: ma a livello di modulo, siccome l'Ascoli gioca col 4-3-1-2 un po' come il Cittadella, ti metterai a specchio con le due punte? Clotet non ha detto di no, ha fatto un ragionamento dicendo: potrebbe aver senso per noi metterci così. Quindi può anche essere che abbia deciso di giocare, diciamo, 4-3-1-2, anche perché Clotet non è un integralista, cioè lui dice: nella mia idea di calcio esistono quattro difensori, tre centrocampisti e tre giocatori che sviluppano l'attacco. Poi che diventi un 4-2-3-1 con uno dei col trequartista che aiuta a metà, 4-3-3 con le tre punte, quello ha un'importanza relativa. L'importante è che ci sia questa linea di condotta. Infatti non sono d'accordo con chi scrive, Alessandro, dice: mister ha poche idee poco chiare. Secondo me le idee lui ce le ha chiare. Il problema è un altro e lui l'ha sottolineato anche oggi. Cioè, questa squadra ha giocato 8 partite insieme da quando ha chiuso il mercato. Non c'è stato un ritiro estivo se non con un mucchio di giocatori che o se ne sono andati o erano giovani e quindi diciamo non erano i titolari di questa squadra. Quindi, cioè, lui sta cercando di costruire una mentalità adesso, però in partite competitive. Chiuso a parentesi. Detto questo, secondo me aggiungerà Crociata a metà campo con Mancuso su a tre quarti e probabilmente metterà dentro Melchiorri davanti, perché a giudicare dalle parole che ha speso mi è sembrato che abbia apprezzato quello che Melchiorri ha fatto vedere domenica sera. Io non tanto, sinceramente, perché quel gol non segnato sotto la Ovest, secondo me, grida ancora vendetta. Però l'allenatore lui. Vabbè, può capitare di scappottare, ha avuto anche poche occasioni, cioè è difficile anche giudicare un giocatore per una giocata sotto l'Ovest con 30 minuti, Esatto. devi entrare in una partita così, insomma, secondo me Poi ci potrebbe stare anche sicuramente per lui fare ha. Bene, ma se è un comunque. attaccante di 34 anni che ha fatto 20 anni di B, caccela dentro da lì, non devi scappressare. Vabbè. Vabbè, dai, magari ha avuto un momento di defiance e comunque Defiance. Clotet Come quello dell'appoggio. lo vede come, scusa. Come i tuoi momenti di defiance. Lasciamo perdere. Cioè, no, dai, comunque sicuramente Clotet ha una visione di insieme che è un po' diversa da quella che possiamo avere noi vedendoli Adesso, vabbè, su giocare quello non ci sono così, dubbi, anche perché se quindi. apressero uno o due allenamenti a settimana ci faremmo anche un'idea un pochino più precisa, Se ma ha qua. speso comunque delle parole su di lui durante comunque una conferenza stampa pre-partita, secondo me ci sono dei buoni presupposti e lui ha visto qualcosa, evidentemente. Poi. No, ma certo, Ma non c'è dubbio in questo. io mi vorrei Però agganciare ha allora anche, quello però che. scusate, scusate, però ha anche detto una cosa. Ha detto: davanti abbiamo tante opzioni. Quindi non è che ha detto farò giocare Melchiorri, ha detto: Melchiorri mi è piaciuto in quella mezz'ora che ha fatto. Però davanti abbiamo diverse possibilità, perché comunque ci sono Latte, Sec e compagnia varia, quindi Piscopo. vediamo. Ma Piscopo mi sembra che parta un pochino più indietro nella gerarchia, a giudicare anche dal minutaggio a partita in corso, nel senso Secondo me che comunque di grandi opzioni non ne ha davanti. Le opzioni stavo per dirlo credibili sono anch'io. Colombo e sono Quindi a gol Melchiorri, la punta, cioè, quindi quindi Agbon a a gol la punta, punta, esatto. come al L'anno solito. scorso Agbon alla punta è una squadra,
Quest'anno solo una punta. E comunque mi aggancerei a quello che tu hai detto prima, Orla, relativamente a quello che ha detto Clotet, prima di guardare avanti e pensare all'Ascoli, per chiedervi un vostro punto di vista, perché dopo nella conferenza stampa, che è andata veramente per le lunghe, Ma dell'ultima no, partita che sono c'è stati solo stata, 20 minuti, figurati. non è stata la conferenza stampa in sé, è stata l'attesa della conferenza stampa, che è stata veramente Essa allucinante. stessa la Ah, ma tu conferenza dici essa Pasquale. Ah, stessa, no, sì. scusa, pensavo ti riferissi a quella di oggi. No, 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 il post partita di No, 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 Spalcone. Ok, no, no, sì, no, no, perdonami. il post partita. Ok. Che praticamente ci stavano chiedendo dentro lo stadio, e c'è stata una cosa singolare che mi ha fatto pensare un sacco, tanto che a Vicari gliel'ho anche chiesta, però non mi ha dato esattamente la risposta che volevo. Ossia che Clotet ha spiegato in maniera molto, secondo me, chiara e senza molti giri di parole, quello che poi tu hai ripetuto prima, ossia perché la squadra fa così, perché è una squadra giovane, perché sono insieme il 1º settembre e tutto quanto, e ci vuole tempo. E quindi non si è nascosto, non l'ha detto come un alibi, ha solo detto ragazzi, le cose stanno così, punto. Cioè non è che possiamo sperare di fare grandi cose. E poi Vicari, che non ha sentito la conferenza stampa di Clotet perché è arrivato dopo, qualche minuto dopo, prima ancora che gli facessero le domande, lui ha detto io vorrei precisare una cosa, mi prendo la responsabilità di questo momento, la colpa, cioè non la colpa, io sono uno dei giocatori più esperti e quindi non vorrei che ve la prendeste con i giocatori più giovani. A me questa è un'affermazione che mi ha lasciato un po' perplesso, nel senso che non c'era, secondo me, bisogno di dover trovare un colpevole di questa cosa o qualcuno che facesse scudo, perché la comunicazione che veniva dall'allenatore era: questa è la strada giusta, è giusto che sia così, non c'è un problema di cui dobbiamo dare una spiegazione. E quindi Io ho questa è una. una chiave di lettura, poi finisci il tuo intervento e poi ti dico. No, niente, io ho solo chiesto una precisazione a Vicari dicendogli che appunto Clotet ha detto che tutto sommato le cose erano giuste così, quindi non vedevo perché lui avesse dovuto fare questa precisazione. E lui ha risposto dicendo ma così in generale, perché così. Io l'ho vista un po' strana, ecco. Quindi mi è sembrato quasi che Clotet avesse detto quanto aveva detto per proteggere la squadra. Se poi, dopo così tanto tempo, quindi presumo che Clotet sia stato in ritardo perché abbia parlato con la squadra negli spogliatoi, presumo io, Vicari di sua iniziativa viene Non dentro credo e dice sia una andato a cosa mangiare la del genere. piadina con tacopina, dai. Esatto, piadina e tacopina. Piadina e tacopina. Ditemi il No, vostro punto di vista. la mia chiave di lettura è questa, che Vicari è venuto a fare questo discorso da capitano coraggioso. Uno, perché o gli è stato detto di farlo, o due, ha una prospettiva storica diversa da quella di Clotet, perché Vicari è qua da 5 anni, ha vissuto bei momenti, ma anche momenti abbastanza deprimenti, come per esempio l'anno della retrocessione e la contestazione della fine della scorsa stagione, che è stata molto pesante. Lui stesso è stato un po' beccato, secondo me, un po' dal pubblico, un po' dalla critica, per una presunta mancanza di personalità. E quindi secondo me un po' ha voluto riaffermare il suo ruolo da maschio alfa, e un po' ha messo un po' le mani avanti dicendo, magari faccio una parafrasi, no? Cioè, percepisco che c'è un po' di nervosismo, di scontento, di aspettative magari che non sono in linea con quello che stiamo facendo, e allora vi dico subito, prendetevela con i vecchi, prendetevela con me, però fate lavorare in santa pace sti ragazzi. Questa è la lettura che darei io alla sua scelta. Ma io sono anche io veramente d'accordo con te. Secondo me, avendo vissuto dei momenti appunto particolari, di bene e male, ha messo un po' le mani avanti, anche per cercare di mantenere l'ambiente tranquillo e non mettere pressione a dei ragazzi che sono magari giovani, che hanno bisogno di prendere un po' le distanze, cioè le misure più che le distanze dell'ambiente. Ovvio è che il nostro tifo, cioè il seguito della spalla è comunque vivace, cioè anche in città è abbastanza Scusa, Polly, alto. tu eri in curva domenica? Cosa Sì. hai pensato quando Thiam ha sbagliato quel pallone?
Non ho avuto il tempo di pensare perché hanno pensato e urlato tutti i loro pensieri, quelli Ok, dietro faccio il di riassunto di me. cosa è stato urlato in curva domenica dopo il gol di Tiago. Ah, chissà Gol di mai, Tiago. accipicchia che immagino sia stato detto. Assi di Diciamo Erbolini. che come varie domande che mi fate molto spesso durante queste dirette non è mai ripetibile, però diciamo che non sono volati sicuramente dei gran complimenti e lo scontento sulle prestazioni del portiere titolare continuano ad essere abbastanza pesanti. Ci arriviamo, ci arriviamo, ci arriviamo. Sì, lo Allora, so, infatti intanto non vedo che volevo. arrivano molti suggerimenti, tipo, per esempio, Leonardo dice, come viene esposto, aggiungerei Zuculini, sarebbe un buonissimo filtro, un filtro di cosa, non lo so. Io ho delle perplessità su Zuculini, devo dire. Perché nessuno suggerisce Abu, il grande colpo del Real Madrid? Perché nessuno Credo che caldeggia la vada sua, in perché nessuno quei caldeggia la calderoni sua insieme titolarità? Perché ma nessuno a caldeggia Paco la sua? Natea, quella insieme No, lasciate a stare Paco quello Natea, limbo ormai lì, Paco a quella Natea cerchia. ormai è andato e purtroppo non tornerà più. No, dico Però che lui fa parte di quel gruppo di di giocatori quel di quelle calderone. Quindi vasco. Ecco. tu l'hai messo automaticamente in Non quella categoria lì. anticipare, Leo. Non Non anticipo, però anticipare. io vi dico già, prima che mi rubiate l'idea, che per me può essere la mascotte della Spal, ve lo dico. Ok, ci arriviamo. Siamo Va anche bene, lì. va Sì. bene. No, volevo dire un'altra cosa. Intanto volevo guardare i convocati di domani, se c'è Abu o no, ma sospetto di no. Di no. Ah, dice Però che potrebbe essere lui il colpo a sorpresa di Clotet. Abu uno dei contro tutti, cambi. davanti. C'è nei Vabbè, convocati, c'è nei convocati. è tesserato, cioè, ci mancherebbe. Beh, ma magari, vabbè, non so. Comunque, andiamo avanti. Comunque, secondo me la formazione sarebbe male qua lì, oppure Clotet ci fregherà tutti e metterà una formazione completamente rivoluzionata. Però da quello che ha detto oggi, cioè non mi sembra uno che viene in conferenza stampa, un po' come faceva anche Rastelli l'anno scorso, che diceva delle robe e poi la domenica vedi una formazione che non c'entrava niente con quello che aveva dichiarato, no? Invece Clotet mi sembra piuttosto diretto in Più questo. onesto con l'H, dici. Ma non è Comunque è una questione arrivato di il onestà, momento. è una questione di provare anche a fornire informazioni non È così. arrivato comunque il momento di parlare ora del topic di giornata, perché dai, Si può chiamare vuoi anche non vuoi, argomento, qua tema. esatto, il tema, l'argomento, il topic della giornata, ossia il tema portiere, perché vuoi non vuoi, di questo si parla, si sta parlando e si è parlato negli Alla ultimi giorni. grande. Allora, abbiamo già detto che potrebbe essere un avvicendamento in porta. L'ho Allora detto io vi Clotet. chiedo, l'ha detto Clotet, Pomini o Seculin? Per me è Pomini tutta la vita. Io non so darvi una Perché? risposta perché non li conosco, Perché, quindi lascio allora, a voi. Davide, prima di metto questo commento, perché tutti parlano di Pomini e non di Seculin? Pomini ha 40 anni e non ha futuro. Ho capito, ma a me interessa che abbia del presente, non del futuro. E il punto è che Pomini, allora, se andiamo a guardare dal punto di vista strettamente algebrico, chiamiamolo così, dal 2017 a oggi, sai quante partite ha giocato Pomini? Ben poche. Quante? Dal 2017 ad Sì. oggi? No, una Sì. marea, dovrebbe averne giocato. No, Non so il numero. una marea no, però ne ha giocate 50. Che Beh, insomma, è non, comunque un portiere che ad oggi ha 40 anni. per uno che ha sempre fatto il secondo, discreto. Adesso tu dimmi, Seculin, che ha 31 anni, non ne ha 41, quante partite ha giocato dal 2017 a oggi? Ne Sicuramente meno di 50. ha giocate 8. Ecco, questa è la principale ragione per la quale io preferirei vedere Pomini. Tra le altre cose, nelle amichevoli, nelle poche amichevoli che ho avuto modo di vedere, Pomini mi è sembrato molto più sul pezzo del suo collega più giovane. E quindi, se tanto mi dà tanto, magari Clotet, se deciderà di cambiare, perché oggi non è che ha detto cambio il portiere, ha detto Demba si è ripreso bene dall'errore, ha mostrato voglia di recuperare, di crescere, bla 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 bla, però ha detto io devo fare delle scelte in funzione della squadra e devo essere credibile agli occhi degli altri che vogliono giocare. Perché se gli altri due portieri vedono che il portiere titolare commette gli errori, gravi o non gravi, il portiere di riserva dirà: eh beh, ma scusa, ma questo qua fa gli errori, io non gioco.
La mentalità poi è quella lì, anche tra i professionisti. Magari Pomini, Thiam e Seculin sono i più amici del mondo, vanno a cena tutte le sere, tutto quanto. Però se sei giocatore e ci tieni, la pensi questa cosa. Ma se voi in questo momento foste Peppe Orlandin e Peppe Biscuola, lo cambiereste, ti amo Io o no? sì. Ok, ci avevo E mi posto. dispiace per Demba che ogni tanto Allora guarda mi... questa diretta e poi vabbè, niente. No, però... Però sì. dimmi, dimmi. No, no, che in realtà cioè, ci dispiace, sì, ma non è una questione personale, un po' come per tutti i giocatori, non lo era per Cioè, no, Viviani scusa, l'anno scorso. io fino al secondo minuto di Spalcomu avrei risposto no a questa domanda, convintamente, perché anche dopo Terni ho fatto un editoriale per difendere Thiam. Ma Certo, ma infatti... l'errore di Spalcomu, secondo me, è talmente pesante e ha talmente inciso anche proprio sull'umore dei suoi compagni in quel momento che secondo me bisogna dare un segnale e cambiare. Ma non cambiare da Ma... qui alla 38esima giornata, cambiare adesso. No, cambiare adesso perché comunque l'errore è adesso. Io penso che tutti nel nostro lavoro, se commettiamo degli errori, veniamo ripresi da chi è il nostro responsabile. In questo caso, l'allenatore è lui e giustamente in termini di credibilità deve compiere un'azione, altrimenti significa che tutti gli altri giocatori che fanno delle cappelle nelle partite e vengono sostituiti la partita dopo o dopo due partite, vuol dire allora che appartengono a un'altra categoria. Il portiere è un giocatore come gli altri. Con tutto il bene che possiamo volere a Tiam, in questo momento forse sarebbe il caso farlo rifiutare un po'. Allora, intanto questo commento mi ha Stavo per fatto molto leggerlo ridere. io. Leggilo pure, Martin. Pomini a vederlo nei tiri nel riscaldamento pre-partita mi ha ricordato quando mandavi in porta il fratellino piccolo e poi ci tiravi le sbadilatte. Grazie a Gabri Cartellieri Magari per quando mandi il fratellino piccolo in porta scopri che ha del talento, che ne sai. forte, che è forte. Vabbè, E... forse di dare le sbadilate prima o Pomini, poi Pomini è un arriveranno. portiere dalle caratteristiche molto diverse da Tiam, visto che sarà come minimo 15-16 cm più basso È 1,85 e pesa 80 e quindi è 15 cm più basso di Demba, perché, anzi, 17 cm più basso di Demba, visto Quindi che... potrebbe essere la prima partita in cui nella telecronaca non sentiremo dire i 2,2 metri della spalla. Esatto, è un portiere di taglia normale. No, vabbè, ma quello che stavo dicendo, l'elefante nella stanza, per usare un termine anche un po' abusato di questi tempi, è un altro, secondo me, è che Tiam è un asset di questa società e di asset tecnici questa società ne ha pochi. Perché prima qualcuno faceva notare, sono tutti ragazzi in prestito, è vero, ma perché c'era un'esigenza di taglio dei costi e quindi non è che si poteva fare altrimenti. E non è che si potesse fare altrimenti, scusate, devo parlare meglio. Thiam è uno degli asset di questa squadra. Quindi, se tu vai a svalutarlo, il prossimo anno cosa te ne fai di Demba Thiam? Sì, io non so se con il cambio di proprietà ci sia stato un ripensamento nelle scelte strategiche. Io credo che in porta ci sia stata forse un po' di, non dico confusione, però un po' di idee un po' più annebbiate forse. Anche perché, come scrive Davide Bellocchio, che vedo, dice: io farei giocare Seculin, altrimenti non ha senso il secondo. Allora, di solito in tutte le squadre Pare che nessuno ha detto professionistiche. che Seculin è il secondo. No, vabbè, ma in ogni caso non è questo il punto. In tutte le squadre professionistiche c'è il portiere titolare, c'è un portiere di un gradino sotto e poi c'è il terzo portiere che non gioca neanche se il primo è senza gamba di solito, no? Oppure in situazioni veramente drammatiche. E se noi andiamo a vedere, quest'anno la Spal non ha seguito questa tipologia di costruzione. Ha preso, ah, non è che ha preso, ah, aveva in casa un portiere, come dici tu, un asset, quindi un prospetto sul quale vorrebbero investire e fare in modo che si valorizzi per poi magari un giorno poterlo rivendere, quindi qualcosa che la Spal ci tiene a farlo maturare, tiene a farlo maturare. E poi ha preso un secondo portiere, Seculin, e poi forse si è resa conto che si era troppo corti, anche col secondo, e hanno preso Pomini, Nonostante 2,2 metri. nonostante i 2,2 metri di Thiam. E quindi questo... Già, anche quando era stato preso, questo ragionamento l'avevamo già fatto. Effettivamente è un po' No, strana come considera strategia di Roma che secondo me è mercato. stato preso Pomini perché ci si è accorti che Seculin. Appunto, però insomma. Però no, scusa, cioè, vorrei fare un po' di contesto.
che Thiam avrebbe fatto titolare quest'anno era stato deciso sia con la gestione vecchia che con quella nuova. Cioè, Certo. il progetto tecnico su quel lato lì è rimasto lo Doveva stesso. ripartire da lui, Nel sì. senso che Giorgio Zamuner aveva valutato l'idea di metterlo titolare perché l'anno scorso, al netto di forse un paio di partite un po' così, si era dimostrato mediamente affidabile per il tipo di campionato che la squadra avrebbe dovuto affrontare. Il tema è quello lì. È chiaro che quando metti in porta un giocatore come Demba, che ha un'esperienza limitata, perché quello è, insomma, ha fatto mezzo campionato di C e poi ha sempre fatto il secondo, il terzo qui, è chiaro che ti devi prendere un rischio. E i rischi in questo momento stanno pagando o non stanno pagando? Perché poi questo in realtà lo sa solo Scalabrelli, cioè il preparatore dei portieri. Se Thiam in queste 8-10 partite ha mostrato dei miglioramenti anche in termini di atteggiamento, di sicurezza, tutte queste cose qua, oppure purtroppo continua a peccare di quei difetti che stanno costando dei punti alla spalla. Sì, però cioè, ci sta che quando tu costruisci una squadra prendi delle decisioni, fai una pianificazione strategica, decidi quali sono gli elementi su cui investire. È stato deciso di scommettere, perché alla fine una scommessa era perché Thiam l'anno scorso ha fatto secondo Berisha, poi Berisha ha avuto un sacco di problemi e quindi comunque si è messo in mostra facendo anche qualche errore, il più famoso è quello col Brescia di cui parliamo sempre. Però quando si scommette sui giocatori può andare bene o può andare male. Il problema è che se scommette su un attaccante, al massimo è un brocco e non farà gol. E non farà Quando gol. scommette, Tipo Paloschi. tipo Paloschi, quando sì, proprio una scommessa non era esattamente, però Beh, sì, in un certo senso lo è l'eterna stato. Vabbè, scommessa, l'eterna scommessa. Quando scommette sul portiere, devi essere anche cosciente dei rischi che corri, perché insomma. Per dire una roba che non dice nessuno, quando sbaglia il portiere è gol. Insomma, ed è un Grazie, problema. Prego, questa chicca, ragazzi, scrivetemela. No, Tanto bene. volevo leggere un po' di commenti. Luca ci scrive anche della presentazione delle maglie. Mattioli evidenzia molto chiaramente che puntavano su Demba. Mattioli in quell'occasione non disse anche qualcosa di estremamente, come dire, ambiguo vabbè, lasciamo perdere, voilà. Sì, meglio. No, mi raccontarono questo perché io non c'ero, però vabbè. Dice Stefano, se Thiam riposa per qualche gara non significa che non giocherà mai più. E infatti è proprio quello che stavo dicendo io prima, Stefano, che dopo la partita di domenica, secondo me ha senso dare un piccolo segnale di discontinuità. Poi magari ad Ascoli perdi 3-0 con tre cappellate o di Seculi o di Pumini, dici, ah vabbè, allora la toppa è Allora pesa non dentro. era così La toppa è male. pesa Allora dentro. sbaracchiamo. Allora mettiamo in porta Abu. Però Tanto per o menzionarne uno, lo Scalabrelli. Scalabrelli direttamente. Scalabrelli che comunque secondo me se la cava ancora. Scalabrelli si presterebbe, secondo voi, a Sì, anche fare. secondo me. Anche secondo me. Quando non viene espulso. Quindi in definitiva siamo tutti e tre d'accordo sul fatto che domani sera giocherà Pumini. Sì, ma anche Sì. vedo che i nostri amici lettori qua non è che la pensano molto No, diversamente. ho visto degli endorsement per Seculin, quindi, o Seculin, o Seculin. Tanto spero che ce lo facciano intervistare, così possiamo chiedere anche come si Chiedete come pronuncia. si pronuncia. Esatto, come abbiamo fatto con Iconomu all'epoca, perché lo chiamavamo tutti o Iconomu, dicendo no, Economo, lui si dice economo. Iconomu. Esatto. Ne approfitto, piccola pausa, visto che abbiamo menzionato 1, 2, 3, chi gioca, che mi è toccato dare un punto alla Marta, che oggi non c'è, nel nostro giochino solito, perché prendi Spalcomo. Io avevo detto che Colombo sarebbe stato decisivo e mannaggia la miseria, i giocatori del Como si sono fatti autogol e quindi non ho potuto prendere un punto. Leo aveva detto Sec che insomma ha fatto una partita così così, ma Leo è Dimenticabile. in freeze o l'abbiamo perso? Ah no. No, 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 sono ero concentrato. frizzato nella vita reale. Nella vita Stavo reale. guardando lo schermo. La Marta ha detto Viviani e Viviani ha chiuso la serata con una media voto della stampa di 7,28 e quindi direi che la Marta si porta a casa Un un bel bel punto. puntone. Come siamo in E classifica? in classifica siamo che tutti hanno un punto tranne Leo praticamente. Nel senso Continua che così, io Leo. spero di tenere io ne ho due, questa no media, aspetta perché adesso valgono doppi. in questo gioco. Io ne ho due, la Polly 1 e la Marta 1. Però attenzione perché stasera abbiamo due partite da pronosticare, quindi Ah, che È bello. vero.
Allora, intanto qualche commento. Ce ne sono arrivati diversi. Allora, direi che possiamo partire da Cristiano Caproni che dice: farlo stare in panchina come punizione per 1 o 2 partite non ha senso, o lo si conferma a prescindere dagli errori o lo si boccia definitivamente. Poi abbiamo Alberto Ci che sta. dice: il problema è che Thiam dopo l'errore ha perso la testa e ha sbagliato dei rinvii sia con i piedi sia con le mani, quindi vuol dire che non è più sereno, quindi farlo riposare un po' non guasterebbe. E Stefano invece dice: il nostro ex Polizzi sta facendo un ottimo Poluzzi. campionato. Poluzzi, ma Sì. Poluzzi Poluzzi. da quando Lui ha sbagliato a è stato scrivere io oggi. svincolato dalla Spal, in realtà è andato in Serie C, ha sempre fatto dei buoni campionati, ma perché secondo me è un buon portiere alla fine, cioè magari non è una roba da titolare fare in Serie B, ma in Serie C super affidabile. Ma sul discorso che fa Cristiano, scusa Leo, poi ti do la parola, io non credo che tenerlo in panchina domani sera sia una punizione, dico solo che in una logica, diciamo così, di coerenza da parte dell'allenatore potrebbe aver senso dare una possibilità a qualcun altro, perché se un portiere commette un errore come quello che è stato commesso domenica, che ti mette la partita in salita e ti stravolge il piano partita, perché non credo che il piano partita della Spal fosse Di rincorrerlo. aspettare il Como, prendere gol e poi andare a farne due. Cioè, c'era l'idea di mettere il Como là nella sua area fin dall'inizio, secondo me. E questo non è stato possibile, non con la serenità che hai sullo 0-0, credo. Quando ti si guasta il piano partita così, tra l'altro al primo cross della partita, è quello il punto. Perché se un giocatore avesse fatto un tiro clamoroso e il portiere respinge, poi non è veloce abbastanza tirarsi su per andare sulla ribattuta, dici vabbè, è un errore, però quello là ha fatto una prodezza, ma qui di prodezze non ce ne sono viste. Se era un cross ai due, allora, cioè, non so, cioè, si è discusso anche, no, di Vicari e di Thiam, no? Magari Polly, tu dalla curva hai visto qualcosa, se non eri troppo impegnata a smadonnare, cioè, che Posso garantire di non aver visto. Thiam sembra rimproverare qualcosa a Vicari, non si capisce cosa gli rimproveri, sinceramente, perché è vero che Vicari fa un leggero movimento con la gamba a destra, ma questo basta per trarre in inganno un portiere in quella posizione, in quella situazione di gioco? Secondo me no, però magari mi sbaglio. Scusa Leo, ti avevo detto che No, sei no, stato breve, non lo sono stato. niente. Io invece Ti sei volevo dimenticato tornare sul qualcosa commento di... Sì, mi sono dimenticato. No, sul di commento di Alberto Tabacchi che dice... Che Thiam aveva perso la testa. Sì, effettivamente, dopo l'errore che ha fatto un paio di tentativi di piede che non gli sono proprio riusciti. Non che sia la non è specialità che della se, cioè, casa, esatto. Esatto. però comunque, insomma, qualcosa che difficilmente ha fatto in maniera così plateale, un errore. Però è anche vero, a sua discolpa, posso anche dire che essendo comunque giovane, magari con una curva che ti mugugna comunque alle spalle, per quanto possa cantare, eccetera, cioè comunque sappiamo bene che soprattutto i lati della curva, no, ci sono i mugugnoni. Ma io non ho sentito questi mugugni, sinceramente. No, No, ho perché non capito, eri lì. però secondo me Orla non deve essere certo la festa, ecco, Vabbè, o quello no. applausi scroscianti ogni volta che prendeva palla. Secondo me, un po' comunque lui sapendo di aver sbagliato in una situazione un po' così, secondo me potrebbe anche essere comprensibile. Detto questo, io lo cambierei, quindi non è che dico che deve giocare per questo, però forse dal punto di vista umano qualcosa possiamo concedergli. C'è anche un commento di Matteo che invece dà ragione all'endorsement di Orla, quindi dice che Pumini può giocare tranquillamente con la paglia in bocca e farebbe comunque Vorrei vederglielo meglio. fare, tra l'altro, È cioè, non so se vuoi sempre vedere stato il Pomini mio sogno che scende in campo vedere col paglione, con il una pacchetto metafora che mi ha sempre affascinato. arrotolato nella Sì, della manica, però. maglia. Sarebbe bellissimo. Ci confermano che i mugugni ci sono stati, eh. Beh, in Ma tribuna lo sappiamo allora, perché noi, vabbè, in oltre ad tribuna avere si un mugugna un po' per orecchio, tutto, ma in anche in tribuna si mugugna. curva io ne ho sentite tanti, In insomma. tribuna, la cosa più usuale è Mo cambia! Mo Clotet cambia! No, tipo, poi figurati se questo fosse successo. Qua è stata quella partita in cui Clotet non ha fatto neanche un cambio. Vabbè, insomma, a Cittadella, no? La penultima. Sì, esatto. Figurati cosa sarebbe successo in casa se lui non avesse fatto neanche un cambio fino Grazie. all'89esimo. Tra
Tra l'altro vi segnalo, vi do un aggiornamento spassoso sulla Serie B, che Leona. è ripreso Vicenza-Monza 0-1, ma giusto per curiosità, per sfizio, mi sono sintonizzato su TV a Vicenza e segnalo a tutti quelli che ci seguono, che l'anno scorso sono impazziti per Sarapina, che Sarapina questa sera sta indossando una specie di bustino in ecopelle che secondo me solleticherà parecchie fantasie. Vabbè, fine della parentesi. Detto questo, andiamo al prossimo tema. A proposito dei Mugugni, perché Clotet oggi mi è sembrato lievemente irritato su questo tema. Troppi mai content, nel senso che troppe critiche a questa squadra rispetto ai presupposti della stagione? Oppure la dose giusta di critiche? Perché anche dopo il pareggio di domenica se ne sono lette tante. Allora, partendo dal fatto che si dice sempre che a Ferrara c'è un pubblico che Secondo me mugugna più non degli è né a altri, cosa Ferrara, che non è vera. è dappertutto. È Esatto, dappertutto, è dappertutto. esatto. Io vorrei partire proprio da questa cosa qui, perché io non credo che dalle altre parti, non so, facciano dei festoni ogni volta che la squadra. Comunque, la squadra, per quanto si possa sbattere, per quanto anche la curva comunque abbia sempre chiesto una squadra non da primi posti, ma comunque la squadra che sudi la maglia, e questo la SPAL lo sta obiettivamente facendo, i risultati, se non arrivano, è automatico che facciano partire i mugugni. E questo Clotet lo sa bene, è troppo intelligente per non prendere in considerazione questa cosa. Quindi la squadra ha anche fatto quello che poteva fare. Poi vediamo anche un po' di numeri, di statistiche, confrontate anche magari con l'Ascoli, così entriamo in prima partita. Però io credo che faccia parte del suo lavoro ascoltare i mugugni e prendere i complimenti se le cose vanno bene. In questo momento la SPAL è obiettivamente a ridosso della zona retrocessione, perché ci si può aspettare che ci siano tutti felici e contenti? Cosa avrebbe detto Mattioli nel post partito di una gara del Non so se genere? questo commento che arriva con scritto avete rotto il cazzo, non so se ce l'ha con noi o non so con chi, vabbè, se ce l'ha con No, oddio, credo di noi, no. grazie per questo commento e chi se ne frega di cosa pensi. Vabbè, allora, non so se ce l'ha con i mugugnoni, in realtà, forse è Ma più quello. scusa, parlando dei mugugni, ce l'avrà con i mugugnoni. Con Esatto. noi non credo. Spero proprio di sì, no, c'è un Comunque attacco dai, fisico. io sono d'accordo con Leo, cioè in una posizione di classifica come questa e visti comunque un po' i presupposti dell'inizio della stagione, un po' tutte queste grandi elogi, grandi feste, ci può stare che la tifoseria non sia contenta. Poi che le critiche vadano a Clotet, che le critiche vadano alla spalla. Secondo me Clotet è stato molto intelligente oggi nel rispondere, cioè lui alla fine ha detto fondamentalmente che la squadra sta giocando bene, quindi al di là degli errori dei singoli è giusto che si compatti, che cresca gradualmente, che il nostro obiettivo di quest'anno non è sicuramente la promozione, quindi lui non si aspetta in primis che la squadra vinca tutte le partite, ma che ci sia una certa costanza. Ed è vero anche che sì, non vinciamo, però non stiamo neanche perdendo. Quindi. Cosa avrebbe detto Mattioli Orla nel post partita? Il Mattioli Vedo 1.0, non quello che censurato. Stefano, invitate Mattioli, ero che è svincolato, ma Mattioli già svariate settimane fa disse a un nostro collega che non ha intenzione di parlare perché aperte virgolette, avrebbe troppe cose da dire, il che è una frase un po' sibillina, ma è così, insomma, e quindi evidentemente non è ancora il momento di parlare con Walter Mattioli della SPAL di adesso o di allora. No, la mia riflessione, scusate, volevo mettere due punti. Uno, il discorso, diciamo così, delle aspettative, secondo me, è stato condizionato dal profilo mediatico di Tacopina, che Certo. arriva il presidente americano e si sboccia, e qua e là, e entusiasmo, e il prossimo anno Serie A, e questo e quest'altro, e quindi. Questo un po' contrasta con una squadra che quest'anno deve faticare per portare a casa la pellaccia. Perché da un lato abbiamo Clotet, Zamuner, Tarantino e chi più ne ha più ne metta che dice: Oh ragazzi, quest'anno
ci dobbiamo salvare. Basta. Se ci salviamo con 4 giornate di anticipo, con una, non ce ne frega niente. Ci dobbiamo salvare e basta. Prossimo anno ci si guarda. La seconda cosa che dico è, e qua faccio mia una riflessione che ha proposto il buon Marcello Micai, che saluto, dice: oh, ma l'anno scorso la principale lamentela era questa squadra, non ha i maroni, non lotta, non corre, non suda la maglia, sembra non fregargliene niente. Se c'è qualcosa che non si può rimproverare a questa squadra è che è appunto questo, cioè che non dimostri che gliene freghi qualcosa, anzi gliene frega assai, perché si vede che tutti si sbattono, si danno da fare, poi oh, sono giovani, inesperti, in alcuni casi acerbi, diciamo così, o anche non così straordinariamente dotati, però comunque ce la mettono tutta. E allora, se mi chiedono di scegliere tra la squadra dell'anno scorso e quella di quest'anno, io prendo sempre quella di quest'anno, anche se l'anno scorso, a st'ora qua, vabbè, l'anno scorso, a st'ora qua, era appena iniziata la stagione, però, diciamo, a questo punto del campionato, dopo 8-9 partite, Marino veleggiava in alta classifica. Che poi comunque siamo sempre lì, perché cioè adesso, se uno, adesso noi ci stiamo facendo tante pippe mentali, però Già, se uno guarda la che è un po' la classifica, nostra specialità. esatto, che noi siamo fortissimi, e guarda la distanze relative che ci sono tra le varie squadre, veramente con 3 punti tu vai a metà classifica, se non di più. Quindi tutti i nostri discorsi che facciamo, sia gli articoli che vengono scritti, ma anche come semplici tifosi, sono tutti pesantemente influenzati dal numerino in cui sei in classifica alla nona giornata di campionato. Quindi sono, insomma, secondo me dobbiamo essere un po' più obiettivi, ecco, in questa cosa. Comunque, Per ragazzi, rispondere, scusa, per rispondere a Luca che dice "Savo dir Sibillina scorri semplice", ti leggo la definizione della Treccani: ambiguo, enigmatico, di interpretazione dubbia, come erano talvolta i responsi delle sibille e in genere degli oracoli. Quindi ecco, questo intendevo. E Mattioli, da quel stai punto di dicendo vista, è che Mattioli è un stato. oracolo praticamente. No, ho detto che la sua risposta era sibillina, Sibillina. non... Esatto. Va bene, va bene. Per quanto riguarda tutto questo discorso, sì, dai, insomma, forse dobbiamo ricalibrare meglio le nostre aspettative. Nel senso che, ok, forse a questo punto un paio di punti in più non avrebbero guastato, però, secondo me c'è ancora l'onda lunga delle ambizioni di Serie A, insomma, che. Ma forse anche un inizio di campionato in cui tu avevi perso a Pisa, poi avevi vinto 5-0 contro Pordenone, che poi si è rivelato essere una Chiaro, squadra di Serie B, pareggiato col Monza. e pareggiato col Monza. Quindi poi c'è stata la pausa. Quindi in quel mese lì si sono un po' cementificate le aspettative di una SPAL più garibaldina che potesse fare qualcos'altro. Poi dopo insomma, i risultati non sono stati granché, e quindi adesso ci sta questa fase di depressione, però poi depressione. Ma che poi, Sta sì, questa esatto, fase di depressione, non la definirei fase depressione. di un po' un velato, un sibillino malcontento, come No, direbbe Alessandro Orlandi. Parliamo di Ascoli, ragazzi, che, come dire, si sì. gioca tipo domani sera. Ok, cosa vuoi dire sull'Ascoli? Allora, sull'Ascoli io mi sono appuntato da un articolo che è uscito sullospallino.com. Ma dai. 3-4 statistiche, sì, ogni tanto ci do un'occhiata. Bravi loro, eh. 3-4, sì, simpatici. 3-4 statistiche importanti, secondo me, ossia che l'età media dell'Ascoli è più di 28 anni e quella della Spalla è 24. Già questo, secondo me, è un dato abbastanza indicativo. Sui tiri in porta, e qua vi chiedo una riflessione prima di andare avanti con le altre statistiche. Ti importa che è l'indicatore più importante dell'intera vita di Pep Clotet? Di Pep Clotet, bravo, proprio qui volevo arrivare, perché Quando Clotet va a letto la sera, si stende e dice alla moglie: "Sai che oggi in allenamento abbiamo fatto 100 tiri in porta?" sì, però io qua vi inviterei a fare una riflessione, soprattutto a Scusa, chi ha no, visto scusa, la Leo, partita. ti interrompo perché Tacopina ha appena pubblicato una storia su Instagram, no, un post su Instagram di lui che mangia i passatelli in brodo e scrive: "My favorite dish in Ferrara, hashtag passatelli in brodo." Perfetto, Abbiamo quando c'è caldo, una cosa però in lo aspettiamo quando c'è comune, caldo. Va cioè. Va bene. bene. Comunque, dicevo, questo dato dei tiri in porta che in qualche modo ossessiona Clotet, io vi chiederei un vostro punto di vista, perché la SPAL fa in media 17,5 tiri in porta.
L'Ascoli ne fa 10,8, sempre a seconda di quello che c'è scritto sullo spallina.com. Però i tiri nello specchio della porta, perché il primo sono i tiri verso la porta, poi in realtà quelli che c'entrano lo specchio sono circa gli stessi, sono sotto il 40%. Non è che questa cosa di tiri in porta ci stia un po' sfuggendo di mano, perché comunque la In che Spal, senso? nel senso che ci pensavo mentre guardavo la partita, poi Clotet l'ha tirata fuori ancora in conferenza stampa. Sì, un tiro in porta è un tiro che può essere potenzialmente pericoloso come l'XG, no? Anzi, in realtà quella è un'altra cosa ancora, però non importa. Expected goals. Esatto. Ma tanti dei tiri che ha fatto la Spal in porta, E alla cioè, fine erano questo. tiri veramente poco credibili, cioè, oppure arrivavano in porta con una lentezza incredibile. Quindi, secondo me, la statistica nuda e cruda di dire ah, siamo la squadra che tira di più, abbiamo fatto 50.000 tiri in porta, sì, ho capito, ma quanti di questi tiri poi effettivamente, uno, hanno preso la porta e due, hanno preso la porta in maniera credibile? Perché è questo che io non so se lui quando parla di fatto che manca la concretezza parla di questo, Io però la rido a spalla. Leo perché ho avuto lo stesso pensiero domenica guardando la partita, che continuavo a sentire, ah, ma hanno tirato in porta, hanno tirato in porta, e il mio pensiero è stato, fan per le statistiche, secondo me. Sì. Devo Allora, ci sono contribuire. stati almeno Cioè, 3-4 rischiano. tiri. Siamo d'accordo che secondo, cioè, anche, cioè, se li avessero giocati un po' meglio, probabilmente avrebbero dato degli altri risultati. Ecco, Christian Righieri dice Cristiano appunto di Dipinsin Pinzin in porta. Sì, ma neanche così caldi, cioè di quelli che rimangono lì 2 o 3 ore restano un dopo po' averli morti. fritti. Sì, cioè, Però vedi, quindi. oggi Clotet non ha parlato di tiri in porta, ma ha detto che il principale elemento di cui preoccuparsi è la tenuta difensiva contro l'Ascoli. Infatti è una cosa che ha specificato che sarà una Ma nella partita tenuta un po' difensiva diversa. è compreso anche non prendere dei gol come quello di domenica? Penso che quello sia l'auspicio per il futuro in generale, cioè non Ok. credo che sia. Ma secondo me sì, perché se non si può prescindere, il reparto difensivo non può prescindere dal portiere, quindi se è chiaro che se il Comunque, guarda, portiere ogni 2 tiri fa un gol, anche il quella è tenuta commento di Federico difensiva. Matteucci mi trova molto d'accordo, perché quindi gli anni scorsi ci si lamentava che non si tirava in porta, ora ci si lamenta se si tira in porta. Infatti, cioè, io preferirò sempre una squadra che fa 30 pinzini che ne una che come l'anno scorso capitava, che proprio non arrivava neanche in area, eh. Se secondo me il discorso di Leo non era proprio Non era esatto, non è quello che dico focalizzato io. sul Cioè. pinzino in porta rispetto al non farlo, cioè semplicemente diceva lui che utilità può avere tirare in porta in modo Beh, che scarso e poi debole è sempre utile tirare in porta, che ah discorso è? sì, però se lo No, fai un aspetta, quello che ho po'. detto io è una cosa diversa, come dice la Polly. Cioè, non è che ho detto che preferisco una squadra che non tiri in porta piuttosto che una squadra che tiri. È ovvio che preferisci sempre una squadra che tiri sempre in porta perché quello è il presupposto a segnare. Però ripetere continuamente questa per i numeri, perché la squadra tira in porta un sacco di volte, poi alla fine, secondo me, può lasciare il tempo che trova. Ecco, tutto lì. Non dico che è ovvio che chi è che non vuole vedere la squadra che tira in porta? Non dico, cioè, quella è la base. Secondo me Clotet evidenzia questo dato dei tiri non tanto per farne una medaglia al valore, ma per dire, ragazzi, noi il gioco lo creiamo, non siamo una squadra in balia degli avversari che cincischia, che fa il 70% di possesso senza concludere assolutamente niente. Cioè, noi l'azione la iniziamo, la sviluppiamo e la completiamo. Poi non siamo così bravi a completarla, magari facendo i 3 gol che meriteremmo di fare se, in ogni partita in cui tiriamo 30 volte in porta. Secondo me la sua logica sta lì. Ma Cioè, io sono nel con lui tutta dire, la vita, eh. Cioè, a me la sua spalla piace. no, ma nel Anche senso, a cioè, me piace. questo discorso, secondo me, si inserisce in un contesto che è quello, stiamo facendo un percorso tecnico, la squadra sta capendo cosa fare e come farlo. E i risultati in questo momento probabilmente non corrispondono a quello che è il livello di comprensione e di sviluppo, ma ci arriveremo. E infatti, oggi ha detto:
arrivare a febbraio-marzo, ha detto Clotet, con, come dire, la convinzione che fino a febbraio-marzo ci sarà il tempo. Sì, poi c'è maggio, poi c'è giugno, però il campionato è finito, quindi non è che possiamo fare uno sviluppo di 2 anni di un campionato. Cioè, comunque, quello che tu dici Però ora. lui ha detto il lavoro inizierà a pagare a febbraio e marzo. Abbiamo capito. Io rispetto Messo alla squadra di Marino dell'anno scorso, sì, mi sentite? adesso Sì, sì, adesso avevo avuto un momento di blocco. No, basta. sì. Qualcosa non va nella connessione di Leo. Allora lo tiriamo via e poi Tornerà. lo riprendiamo. No, vabbè, speriamo prima di febbraio, dice Federico. Ma certo, tutti sperano prima di febbraio. Però Clotet ha messo le mani avanti in un certo senso dicendo: guardate che con i presupposti con cui è nata questa stagione, si va a finire più o meno lì. Detto questo, ho messo Ascoli più 50 perché Sono 50 anni. 50 anni che la SPAL non vince ad Ascoli, e quindi cioè, si spera che sia la volta buona. Massimiliano Vignudini ci chiede: ma di Ninkovic non si sa più niente. Certo che si sa qualcosa, perché nella settimana in cui si parlava di lui, quindi più di un mese fa, Ninkovic ha deciso di firmare per una squadra del campionato serbo, il Proleter di Novi Sad. Allo stato attuale, con questa squadra, non ancora debuttato, adesso sto andando a vedere, ma mi pare di no. Ma perché qui c'era un problema, nel senso la SPAL non lo poteva ingaggiare per quanto avesse considerato di farlo, in quanto non c'erano le condizioni burocratiche per farlo, per via del permesso di soggiorno, perché la Serbia non è nell'Unione Europea e quindi sarebbe stato un extracomunitario che la SPAL non avrebbe potuto ingaggiare. Comunque, per terminare il ragionamento, prima che mi crollasse tutto, dicevo che comunque il ragionamento che fa Clotet è valido, perché se noi vediamo gli expected goal, la Spal ha fatto 13 gol su un valore di 13,6, quindi vuol dire che quello che semina in qualche modo raccoglie, mentre l'Ascoli di 10 ne ha fatti 14, il che vuol dire che in questo momento è un po' a credito, no? Sotto questo punto di vista. E secondo me è interessante l'ultimo dato, quello dei tiri fuori, che la Spal ha Tira fatto molto da fuori 97 area. tiri da fuori area, mentre l'Ascoli 45, ma questo ha Però anche una spiegazione. Clotetti ha spiegato perché la squadra tira tanto da fuori area. Tu eri in sala stampa, Esatto, questo esatto. dicevo. Sì, infatti era la mia domanda, gli ho chiesto e lui ha detto che è perché quando gli avversari fanno bunker è complicato per il gioco che fa la Spal riuscire a entrare in porta con la palla, quindi ci sta anche, però. Anche quello è un modo per poter fare gol. Intanto il Cagliari è in vantaggio sulla Roma. Allora, Massimiliano ci chiede di Musacchio e ti dico io, stupidaggine colossale, è un nome proprio buttato lì, anche perché che motivo avrebbe la SPAL di prendere un centrale, di mettere dei soldi lì quando Vicari e Capardossi stanno facendo un campionato più che buono. Allora, siamo alla fine e intanto vi chiedo una cosa al volo, avremo una mascotte della SPAL perché è stata lanciata. Questa specie, non dico, non è neanche un contest, è solo una raccolta di idee. Ieri con una storia di Instagram, la SPAL ha chiesto di suggerire quale può essere la nuova mascotte della SPAL e io vi dico la verità, ho il terrore di vedere cosa verrà fuori. Ma io ho una domanda su questo contest, Vai, vai con come l'hai la domanda. definito tu. Ma la mascotte deve essere per forza un giocatore o un simbolo? Se è un giocatore è già Abu e quindi no, però. Ok. Ma anche se fosse un simbolo, potrebbe essere lui, No, quindi. no, la mascotte è Zuculini perché scriviamo prima che è un influencer. La Ma mascotte deve essere solo Feffo. sì, ma non il Feffo che conosciamo noi, però è un altro. La roba si No. deve chiamare Dalmino. No, ma è cerbiato. No, io ho paura che la mascotte sia quella roba, cioè, Quella che all'americana, sì, cioè c'è proprio con un pupazzone che l'orso, scende in ok. campo, esatto. Per esempio, il Vicenza che ha appena pareggiato contro il Monza ha un gatto come mascotte. Aveva un gatto, non so se ce l'ha È ancora, vero, è vero. che si chiama Gatton Gattoni.
è anche una cosa simpatica, devo dire. Però no, non vorrei che venisse fuori una cosa tipo l'uomo salamina o queste robe qua, perché già il Beh, io ci basket anni spero un fa, sacco. già il basket Ah, anni fa l'uomo fece capelletto, è vero? l'uomo cappellaccio Sarà e la era bomba, meraviglioso. giusto. Esatto. Vabbè, a questo punto possiamo scegliere una mascotte sui nostri personali gusti e Sì, che no, possa venirne fuori infatti vedo un bel che chi ci sta costume. seguendo sta già suggerendo delle mascotte, insomma, una salama da sug, uno ha suggerito anche della Giovanna, sì, in effetti si potrebbe richiamare come l'uomo Beh, premium. io punto sempre a Paco una testa, dovesse essere Bisogna richiamato. andare a riprenderlo in Bulgaria, però, è Ma io ci lontano. vado, ci vado io. Mi Vai tu prendo. con un volo Ryanair per Sofia per caricare. Con te. E vabbè, vediamo cosa viene fuori questa storia della mascotte. Certo, come dice, non ricordo più chi l'ha scritto, che è un po' un'americanata, e mi fa ridere il commento Elena. di Marcello, dice ha già vinto il maiale. Però sarebbe memorabile avere un maiale come mascotte, ragazzi, cioè, Vabbè, il sarebbe maiale lo. bello. Io spero che Niente, Leo, lo perdiamo. Leo ha una connessione non così funzionante stasera. No, Ci ragazzi, comunica stasera è un Saverio che disastro. Vicenza sta pareggiando, comunque vi sto L'ho per appena detto io. scollegare. Va bene, L'ho comunque, persa io. andiamo in chiusura perché la Polly deve andare in bagno. Vero Polly? Devo fare la pipì, sì. Esatto. Allora, i vostri favoriti per le prossime due partite. Allora, io mi gioco un doppio mancosu, Tutte e giusto per... due. Però dai, Sì, perché cambia. almeno No, no. no, 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 allora, visto che io ho 0 punti, voglio essere libero di decidere chi è il miglior giocatore, quindi metti manco... Ok. Mancoso per tutte e due per Leo. Mancoso non ha entusiasmato particolarmente. Una tenerina con il gambe, cioè, intanto dice Paolo. Meraviglioso. Sara dice non vale dire Viviani. Troppo ragione anche Sara. facile, troppo facile. Sì. Vabbè, secondo me potrebbe esserci un Vicari. No, Vicari, ma perché? perché secondo me potrebbe Tipo fare una qualcosa. partita orrenda come Frosinone Spalti 2 anni e mezzo fa, cioè Ah, zero tiri in su porta, un segna calcio Vicari. Esatto. d'angolo fatto Va bene, ti piace il bene. tuo coraggio, va bene, dopo? E poi vabbè, butto sempre Colombo, quindi lo tengo. Perché è un tuo pupillo, va bene. Io invece dico Colombo a Ascoli perché dovrà segnare fuori casa prima o poi. E quella dopo col Perugia mi gioco Dembone Sek. Non Tanto c'è Elena che Occhio che non dice. ti è mai andata bene con Dembone Sek. È vero, voglio vedere se riesco stavolta. Dicevi Leo. Che c'è Elena che se la gioca con un Dorazio Colombo. Dorazio Colombo, vediamo. No, mi fa ridere il commento di Andrea Sartini, dice ho paura di Murgia per la prossima partita, ma guardate che Murgia, tipo, in 8 partite ha giocato 6 minuti, una roba così, cioè, poi ha fa sempre fatto la muffa in panchina, quindi non credo sia un pericolo realistico. Poi puntualmente magari farà gol. Però Anche come quando domenica si è sera, alzato Terry dalla no, un panchina. attimo, no, però domenica sera, aspetta, chi poi chiudiamo veramente, sennò la Ah, no, Polly. io ho un'ultima cosa da dire a Vai. proposito di Cherry. Ci sono stati dei nostalgici. Nostalgici di Cherry? Vabbè, Sì. ci Ho sono nostalgici anche sentito di cose anche peggiori, quindi non mi quelli. stupisce, Esatto, sinceramente. per carità di Dio. Però mi ha lasciato abbastanza perplessa questa cosa e Immaginavo. me l'ero un No, po' appuntata. su Cherry domenica cosa vi ho detto? Dopo aver visto Bellemo che fa lo slalom partendo dalla tre quarti, entra in Bellemo area, capitano, Bellemo sembra capitano. capitano, sembra Iniesta, cioè, vabbè. Ho detto, qua manca solo che Cherry entri al 70° e bolli. Entrare al 70° è entrato al 70°, non ha bollato perché non ha avuto grandi Perché non. soddisfazioni, però ci è mancato poco. E quindi su Murgia io non Frate mi preoccuperei. Orlandini indovino, voleva colpire anche Sì, stavolta, ma gli è esatto. andata La male. prossima volta mi vengo in diretta col saio. Va bene, Esatto. direi che per stasera basta così. Grazie Leo, grazie Polly, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. Se avete voglia di suggerirci uno sponsor per questa diretta, c'è spazio, avanti che c'è posto. E niente, basta. Ci vediamo mercoledì prossimo.
proveremo ad averlo ospite mercoledì prossimo, perché è già un po' che non ne abbiamo uno e secondo me dobbiamo cominciare a fare del Le fatturato. ora. Quindi sì, anche perché la prossima diretta sarà prima di Cremonese Spal, quindi potrebbe starci bene qualcuno che venga a parlarci anche di qualche trascorso di questa partita. Bene, buonanotte a tutti e alla prossima. Buonanotte a tutti, grazie, ciao. Ciao.